La prima l'ho fatta che ho 40 anni e la seconda a 50. La forza è stata anche la consapevolezza che la mia vita era finita. Entrare in comunità 50 anni dopo aver fallito già una volta, entrare in una comunità di recupero da alcol e droga quando si è già nonni, ma l'unica vera compagnia che si è avuta accanto per più di 30 anni è stata quella delle sostanze. Ho fatto una terra bruciata nel mio passato, ho perso attività, ho perso famiglia, ho perso moglie, ho perso figli. E avevo perso anche la mia vita comunque. Nella comunità terapeutica Fandango i pezzi sono tornati pian piano al loro posto e Giovanni sta vivendo le ultime battute di un percorso che lo porterà poi a vivere da uomo libero. Che oggi mi sento di aver acquistato un po' la mia vita, i miei figli, le cose che comunque pensavo di avere perso. Ma non solo, Giovanni sta facendo volontariato, dandosi agli altri, ritrova se stesso. Mi occupo di bambini, mi sono sempre piaciuti, io ho due nipoti, ho due figli e due nipoti, sono nonno di due bimbi. E quando vedo questi bimbi con chi faccio volontariato, mi rendo conto anche di quando i miei nipoti hanno bisogno di un nonno, anche i miei figli di un padre comunque. So che ancora sono a metà strada. Però ecco, prima mi era finita, invece ora era iniziata a percorrerla questa strada. Tiziana Bagnato per la CNews 24.